Principalmente perché le conclusioni del gruppo di lavoro non sono mai stati coinvolti e mai stati ascoltati. Data questa situazione, che penso sia stata chiara per tutti, anche nell'italiano che ha espresso finora, diciamo, su questa base la reazione di capofila comunque è stata costruttiva, cioè tentare di cercare delle soluzioni. Obviously on our own is of the foundation. Because otherwise the foundation may Inipre, to Inipre. close. Because there is no money, as Michele has said, and the foundation is just going down the drain. Quindi una di queste proposte è stata quella di riunirsi tutti, come aveva già anticipato Michele, sia ieri che oggi, qui proprio a Fondazione Mediterraneo, In January. ok, in genere. Allora, gennaio prossimo, per 3 giorni, non solo i 42 capofila, ma anche il segretariato e la presidenza. Just to try and find a solution to keep the foundation of civil society organizations, and to really have a voice, because this is actually Come what we're esempio interested c'è quello che menzionava prima il Presidente Capasso delle città culturali, che viene messo in risalto dalla capofila maltese come un esempio concreto in cui, se venisse adottato e condiviso dal segretariato, nelle forme appunto che sono state qui richiamate anche da Michele, sarebbe un grosso passo avanti a beneficio di tutte le reti. Tanto una fredda struttura organizzativa, ma prenda linfa proprio dalla vita delle reti e quindi di tutti noi membri. Metto ulteriore domanda a Cinzia Tomazuolo e poi dopo ad Erika Ancelli. Prima di tutto mi scuso per il mio livello di italiano. Allora leggo. Okay, sorry for that. Vi ringrazio prima di tutto, ringrazio Michele per l'ospitalità, sono molto felice di essere a Napoli. E ringrazio anche la rete italiana e Michele della Fondazione Mediterranea per la invaluable contribuzione alla Fondazione Alice. Il forum di Malta sembra che è stato un successo, si vede che è stato un successo, ma personalmente non credo che sarà così. Nella realtà non lo era perché non c'era nessun dialogo dall'inizio, non c'era nessun tipo di dialogo tra le reti, capofila e il segretariato. E questo era molto visibile anche dalle raccomandazioni del forum, che erano molto dry, secchi. C'era la mancanza di collaborazione. Non solo durante il forum, ma anche all'inizio. Infatti, come ha detto Michele, non c'erano molti capofila. Non solo, non c'erano molti partecipanti. Quasi 200 partecipanti in meno. Il numero doveva essere 800, 800, ma erano 600, questa poco. E quella era si vedeva che c'era un problema dall'inizio. Con ancora dico che la situazione non è bella. E molti capofila hanno espresso questi problemi, ma il segretariato non vuole, does not want. Sorry for that. Ma siccome il capofila hanno espresso questi problemi, il segretariato non ascolta. Infatti non ascolta perché non vuole il coinvolgimento delle reti. E a questo punto non so, specialmente dopo Marseille, non so se la rete esiste o continuerà a esistere nell'anno prossimo. Infatti abbiamo già avuto un hint dal presidente, dall'executive director, che non è una rete delle reti, ma c'è il segretariato che impone. E a Marsiglia questo è stato molto evidente perché quasi quasi è tutto fabbricato. Allora io penso, se a Marsiglia è stato fabbricato, la stessa cosa è successo al forum a Malta e negli eventi della Fondazione Annalena.
Infatti chiedo un big question mark, qual è l'added value del forum e della fondazione? Principalmente perché le conclusioni del gruppo di lavoro non sono mai stati coinvolti e mai stati ascoltati. So, once again, sorry for my English, for my Italian. Noi abbiamo la Fondazione Lens a cuore a molti di noi. Io credo in speranze, in solutions, trovare soluzioni. Allora dobbiamo trovare i metodi per lavorare insieme, per stare insieme e a fare insieme. Ci sono i problemi, ma c'è bisogno di lavorare insieme. Ecco perché sto a Napoli qua, perché credo nella collaborazione tra le reti, perché la fondazione è fatta di noi, gente, company for civil society organizations. Forse Michele mi può aiutare per questa organizzazione. Parlare in inglese più traduce no? Yes. Vedi che devo tradurre un po' di più. C'è un microfono. Sì. Dopo me lo passo. Grazie. Ok. Basically, as I was saying, the foundation is at our heart. We strongly believe in working towards finding solutions. The head of networks are proposing solutions towards the foundation. Till today, unfortunately, they're not being listened. Maybe you can translate. Allora, data questa situazione che penso sia stata chiara per tutti, anche nell'italiano che ha espresso finora, diciamo, su questa base la reazione di Capofila comunque sarà costruttiva, cioè tentare di cercare delle soluzioni. Sì. Obviously on our own with the secretariat we're still facing huge difficulties, but we are recommending very plausible solutions. In fact we are recommending, and Michele and the Fondazione Mediterranea has offered to accommodate all of us, 42 countries, plus not only the Secretariat, the Advisory Board and the Board of Governors in Naples to try and reach a solution for the existence of the foundation. Because otherwise the foundation in a year it will close. Because there is no money, as Michele has said, and the foundation is just going down the drain. Quindi una di queste proposte è stata quella di riunirsi tutti, come aveva già anticipato Michele, sia ieri che oggi, qui proprio a Fondazione Mediterraneo, allora, gennaio prossimo, per tre giorni, non solo i 42 capofila, ma anche il segretariato e la presidenza. Just to try and find a solution to keep the foundation of the civil society organizations, and to really have a voice, because that is after all what we're interested in, having a voice. Because otherwise, if it is just institutional, we no longer exist. Quindi riprendendo quello che ho detto all'inizio, nella prefazione, lo scopo è di rifondare in un certo senso tutto il sistema, dando voce alle reti, non solo a Capofila, ma a tutte le 42 reti, perché l'istituzione, vista solo come tale e come segretariato, non ha senso di esistere. We do not want just to work on our own. We believe that the secretariat should be there, but we should be working in collaboration towards achieving a common aim. Quindi, diciamo, questo ha un impatto anche sul rapporto concreto di collaborazione tra il segretariato e le reti non devono solo appunto ricevere delle direttive, ma contribuire alle decisioni, al processo di decisionale. And something else which is very worrying for us as head of networks is the funding. The funding, we all know that there is no money, but we need explanations, because
the money is there, the money is coming from the government and from the EU, but the calls are going, I mean, the calls are almost in existence, and we as head of networks and you, because you will benefit from what we get as heads, have no money for actions, for real projects. Whereas if you look at the forum, thousands, if not, I would say over a million were spent to have a forum with very scarce recommendations. E quindi chiaramente questo ha un impatto anche sulla questione finanziaria, dove sì, è vero che si dice sempre che non ci sono soldi, però è pure vero che va chiarito anche con maggiore trasparenza come vengono distribuite queste risorse, soprattutto nel rapporto tra segretariato e capofila e poi le varie reti, perché altrimenti non ci sono risorse per fare le attività delle reti. E quindi è molto importante che cambi questa procedura per una maggiore trasparenza, una maggiore condivisione dei fondi, perché come faceva, come esempio faceva quel milione di euro speso per il forum di Malta, che però poi non ha dato i risultati sperati, forse anche perché è mancata la collaborazione e la condivisione. The recommendation which is very positive came from Italy as well, Città Interculturali. This could bring us all together, especially in this time where we need to really come together to work together, and this is something which we need to instill and have the secretariat agree, because it is something which is very beneficial, not just for us, but for all the people benefiting from the foundation. Come esempio c'è quello che menzionava prima il presidente Capasso delle città culturali, che viene messo in risalto dalla capofila maltese come un esempio concreto in cui se venisse adottato e condiviso dal segretariato nelle forme appunto che sono state qui richiamate anche da Michele, sarebbe un grosso passo avanti a beneficio di tutte le reti. Yes, and something else which is very important is the intercultural communication between the networks and the members of the network. E quindi questo appunto, come ha ripetuto più volte, non è solo per i capofila ma per tutti i membri delle varie reti nazionali, quindi per tutti noi. Yes, we do hope that from our side, we do hope to see the recommendations, even though they were very scarce, to be implemented, and the recommendations from the forum were not, and from the Marseille meeting were not just there for nothing, even though some of them were fabricated, but we do hope that we can actually implement them, whether by the work or projects, or whether Malta, if you look at Malta's role next year, Malta will have the presidency, and we can maybe try and read something there by implementing what we have built together. Quindi l'auspicio è che anche se le raccomandazioni del forum di Malta erano scarse, quelle di Marsiglia in parte prefabbricate, quel poco di buono che è stato comunque concluso sia applicato, sia reso concreto, soprattutto in vista della presidenza del semestre maltese del Consiglio europeo. And we hope to find solutions with the Secretariat and the Advisory Council through the meeting in January. In particolare nel questo incontro di gennaio si spera che sia il momento decisivo in cui si trovi finalmente un accordo col segretariato. And that the foundation for once will not remain in part institutional, but would hear the voice of the citizens and the civil society organizations. Sì, questo è un leitmotiv, diciamo, di questo discorso, che l'istituzione non rimanga appunto come tale soltanto una fredda struttura organizzativa, ma prenda l'infa proprio dalla vita delle reti e quindi di tutti noi membri. Thank you very much. Grazie mille. Grazie Cinzia, poi nel pomeriggio e domani ci racconterà meglio altre